mi sono candidato per voi e andrò al comune e ci starò là, sia se farò il sindaco e sia se mi eleggeranno di minoranza, perché a differenza degli altri che non hanno chiesto la stanza della minoranza, io, se anche sarò di minoranza, saprò fare la minoranza. Mi devono dare la stanza questi signori, perché se non mi danno la stanza, e ve lo dico anche di minoranza, perché non mi vergogno se uno perde o vince. Io posso vincere se voi mi votate, le mie battaglie le ho vinte tutte anche senza il vostro voto, a fianco di questi ragazzi, a fianco del mio legale, io le ho vinte tutte. Stavolta da solo non posso vincerla, se perdo, perdo per voi, perché c'è bisogno di tanti voti per noi, per mandarli a casa. È inutile, per me sono impresentabili, noi siamo l'antipolitica eufemiese, noi vi rottamiamo, e se i cittadini vogliono rottamarvi, insieme a noi vi rottameranno, perché anche loro non si sentono rappresentati da voi. E quella stanza, anche se sarò di minoranza, me la daranno, e appenderò un cartello stanza dei cittadini. Dalle 8:30 alle 2 sarò là dentro, e se voi poi andate, se il sindaco non sono io, dal sindaco o dall'assessore per risolvervi una problematica, e non lo faranno, avranno una persona, glielo dico ora, l'ho fatto dall'esterno, sarò ancora più feroce all'interno, ve lo dico, perché io tutelo i cittadini, io tutelo la gente. Se voi volete tutelare altre cose, che lo fate voi, io non sono della stessa pasta, e state tranquillo che farò interpellanze, interrogazioni, articoli sui giornali, manifesti, gli farò fumare i cervelli dalle 8:30 di mattina fino alle 2. Questa è una mia promessa e un mio impegno, e non ve lo dico così, ve lo sto dicendo col cuore. Votatemi, perché questa volta veramente avete un candidato che vi rappresenta, ma nel vero senso della parola, ve lo dico, perché lo dimostrano i fatti. Non vi fate incantare delle parentele, ve l'ho detto in altri comizi. Uno non si deve candidare o per trasferimento o per altre cose, uno si deve candidare perché ama la gente, ama il proprio paese e vuole spendersi con fatti per il proprio paese, come l'ho fatto io. Ecco perché vi chiedo il vostro aiuto. Con voi tutti noi siamo là. Io vi passo a Saverio e buonasera. Buonasera a tutti. Oggi doveva essere un giorno di festa, 1° maggio, festa dei lavoratori, però purtroppo non è così, perché ascoltando il telegiornale non si sente altro che lavoratori che perdono il posto, lavoratori sommersi da debiti, dei quali alcuni purtroppo si suicidano. E questo di chi è la colpa? Di questo? Dei nostri politici, che non sanno fare il proprio dovere. Io ho iniziato con la lotta alla discarica, non voglio ritornare su quell'argomento, voglio solo farvi capire chi sono i nostri politici. Assieme a Mimmo abbiamo iniziato questa lotta e abbiamo pensato, una volta che ne riscontrato che questa discarica non poteva sorgere in quel luogo, abbiamo interpellato l'onorevole Belcastro, che è sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente. Chi meglio di lui poteva fermare la discarica? Eppure abbiamo telefonato, abbiamo mandato lettere, raccomandate, posta elettronica certificata, di tutto e di più. Non si è fatto vivo. All'ospedale di Scilla non c'era nemmeno. Però, a Sinopoli, quando c'è stato
c'erano stati i festeggiamenti di Miss Italia, era presente. Era pure presente a Gippone, se vi ricordate, hanno preso un manifesto, la Sagra del Fungo. La Sagra del Fungo, non poteva mancare, hanno dovuto fare i manifesti più grandi perché altrimenti non potevano scrivere i nomi di tutti i politici che sarebbero intervenuti. È stato anche qua a presentare una lista. Io me ne sarei vergognato. Voglio dire un'altra cosa, hanno inviato le altre liste, hanno inviato casa per casa delle lettere con il programma. Perché? Cosa si aspettano dall'invio di queste lettere? Che voi date il voto solo perché vi arriva la letterina? A me sembra che invece bisogna essere credibili per ottenere il voto. Per me inviare una lettera a casa così, con il programmino, col simbolo della lista, è un'offesa. Un'offesa all'intelligenza del cittadino e alla dignità del cittadino. Io qua ho due programmi politici delle altre liste. Vorrei dire qualcosina. Io ho visto che nel programma della lista Colomba parlano di energie alternative. Se permettete il mio campo, le energie alternative, so che cosa sono, le studio e tutto. E hanno scritto che monteranno delle microturbine, microgeneratori si chiamano, su ogni casa. Allora, 5 anni fa avevano fatto gli studi dicendo che non c'è il vento sufficiente per montare queste cose qua, questi generatori eolici. Adesso è arrivato il vento. E poi, quello che voglio dire è che prima di scrivere qualcosa su un programma bisogna documentarsi. Un generatore eolico, ve lo spiego. Allora, innanzitutto ha bisogno di almeno, per ottenere il minimo della potenza, 5 metri al secondo. Il vento deve avere una velocità di 5 metri al secondo, e qua mi sembra che non ci possa essere. Poi vanno montati questi generatori eolici a 40 metri dalle abitazioni almeno, perché producono rumore, le pale girando producono rumore, quindi inquinamento acustico. Vanno messi a parte, non vanno montati sulle case. Quello che abbiamo scritto noi sui generatori eolici sono parchi eolici, parchi da mettere dove ci sta il vento. Perché se andate su internet, internet ce l'avete tutti, e scaricate la mappa d'Italia dove sono indicati i luoghi e le velocità del vento, potete vedere che qua a Sant'Eufemia, a questa altitudine, non ce n'è vento a sufficienza per far girare questi generatori. Ma sulle zone marine e sull'astromonte sì, ci sta. Poi, per la par condicio, diciamo qualcosa sull'altra lista, hanno scritto come primo punto le pari opportunità. Dove sono queste pari opportunità? È una lista formata solo da uomini. Per le pari opportunità ci vorrebbe anche qualche donna. E poi hanno scritto che faranno uno spazio dedicato alla diretta streaming attraverso una web TV. Mamma mia, che paroloni grossi! Noi l'abbiamo fatto, 10 minuti ci vuole, ed è pure gratuito. A me ci vuole un granché. Questo è per farvi capire chi sono questi politici che scrivono solo baggianate e non si rendono conto. Noi, qua a Sant'Eufemia, c'è un ingegnere che si occupa del fotovoltaico, energia alternativa. Avrebbero potuto, se no, perlomeno consultarsi da lui, gli avrebbe spiegato tutto. Comunque, e altra cosa che volevo dirvi è che l'altro giorno mi sono incontrato con un amico
parlavamo, ma questo qua mi ha detto, sai, io sono contento se Mimmo Rositano riesce a salire, riesce a farcela. Ah sì, gli ho detto io, quindi ti posso chiedere il voto? No, no, no. Mi dispiace, ma devo favorire mio cugino perché si deve trasferire. Allora, a cosa servono le elezioni politiche? A fare i trasferimenti o ad amministrare per come si deve? No, non voglio parlare poi di gente ricattata, di gente di false promesse. Allora, voglio dire una cosa. C'è un posto di lavoro, ma perché devono aspettare 5 anni per darlo? E poi ve lo danno dopo le elezioni, non prima. Prima non ve lo possono dare, perché sennò poi non li votate. Un'altra cosa che mi ha offeso personalmente e che ha offeso anche il resto della lista, mi hanno detto che siamo incapaci di amministrare. Ebbene, da quale pulpito viene la predica? Ma loro sono già stati su al potere e che cosa hanno fatto? Noi abbiamo fatto anche non avendo nessun potere. Immaginate voi cosa potremmo fare se riuscissimo ad amministrare, a fare parte di una istituzione. Si moltiplicherebbe il nostro impegno e certamente Mimmo non trascurerebbe nulla, incominciando da quella frana che è da non so quanti anni che è là, quella frana, non lo so, non, ma basta mettere in New Jersey ed è risolto il problema. Più avanti ancora troviamo sul ponte che è caduto quel parapetto, hanno messo una retina ed è risolto il problema. E se qualcuno si fa male, di chi è la colpa? Quindi, io chiedo la parola agli altri, altrimenti potrei continuare ancora, ma voglio chiedere la parola agli altri. Vi dico soltanto, votate per noi, vi soddisferemo. Grazie. Grazie Saverio. Saverio è un altro braccio destro, è Gabriele, il sinistro è Saverio, ma tutte e due sono vicino al mio cuore, perché tutte e due condividono insieme a me le battaglie, e Saverio ha tanta rabbia come me in tutto quello che non va. Poi è un ragazzo preparato, qualcuno lo conosce come un lavoratore, ma lui studia, fra poco è un ingegnere elettronico. Passo la parola a Gabriele Panuccio. Buonasera a tutti, a me mi conoscete già. Io stasera vi volevo fare presente una cosa. Noi stiamo facendo una raccolta firme per quanto riguarda la terra, perché c'è stata una legge che noi stiamo promuovendo e ci vogliono 500.000 firme. Questa legge prevede che non ci saranno più ipoteche per le tasse inferiori ai 30.000 euro, cioè se a me mi arriva una lettera di ATR e io non sono debitore per 30.000 euro, non mi potranno mettere un'ipoteca sulla casa, sulla prima casa, e non mi possono nemmeno mandare l'ATR. Questa è la legge numero articolo 3 del decreto legge numero 203 del 30 settembre 2005, convertito con modifica della legge 248 del 2 dicembre 2005. Dal momento che oggi non abbiamo nemmeno per mangiare,